Ora c'hanno il corsivo per il capo. Parlare in corsivo. Elisa Esposito è un fenomeno su TikTok. Buongiorno alunno, benvenuti nella vostra prima lezione di corsivo. È un fenomeno su TikTok. Parlare in corsivo. Io sapevo che si poteva scrivere in corsivo. In corsivo, in stampatello. No, ma oggi c'è anche chi parla corsivo. Infatti erano giorni che mi capitava di vedere scritto, quando facevo una ricerca su Google, parlare corsivo, oppure navigavo sui social e vedevo alcune persone che facevano battute sul parlare corsivo. Ma sinceramente non capivo una sega, perché non sapevo l'esistenza di questo fenomeno. Ti spiego un pochino come funziona, Lugno. È un fenomeno su TikTok. Allora, io vi dirò una parola in italiano e subito dopo in corsivo. Una parola è semplicissima. Amio si dice amio. Ora tocca a te. Amio. Potresti migliorare. Verifica si dice verifica. Verifica. Fica mi è venuto bene. Continuiamo con la prossima parola. Va bene. Cioè, io neanche dopo 3-4 gin tonic e parlo in questa maniera. Perché anche da ubriaco e voglio cercare di mantenere un tono. Questi parlano così perché vogliono parlare così, perché è la moda di parlare così. Ora, mi spiegate che cazzo di moda è? Amio. Alugna. Ma io confido sempre in loro. Sì, negli alieni, perché prima o poi arriveranno, e quando gli arriveranno e troveranno questi che parlano in corsivo e ci faranno un culo, ma ci faranno un culo e ci daranno fuoco dalla parte e si piglierà meglio, ma speriamo. Alieni, se voi ci state ascoltando, daici fuoco. Alieni, venite in pace.